tutti quanti in questa nuova puntata di Parliamo di Film. In questa nuova puntata vi voglio parlare di uno dei film più belli del 1997. Vi voglio parlare di Romeo più Giulietta. Questo bellissimo film, come ho già detto, è stato diretto nel 1997 da Baz Luhrmann, uno dei registi più talentuosi degli ultimi anni. Ha diretto pochissimi film, tuttavia sono tutti veramente bellissimi. Ha uno stile di regia particolarissimo, molto dinamico, e questo film, secondo me, è il più bello in assoluto da lui diretto. Il film è una rivisitazione in chiave moderna, o come viene meglio detto, postmoderna, del monumentale, bellissimo, immortale capolavoro di William Shakespeare, Romeo e Giulietta. La trama è esattamente la stessa dell'opera teatrale. Ci sono queste due grandi famiglie, i Montecchi e i Capuleti, che si odiano, sono in eterna guerra tra di loro, e i figli dei capi di queste due grandi famiglie, appunto Romeo e Giulietta, si innamorano. Tuttavia la guerra tra le loro famiglie impedirebbe la loro storia d'amore, allora si sposano segretamente. Tuttavia Romeo è costretto a scappare dalla città di Verona, poiché uccide il cugino di Giulietta per vendicarsi della morte dell'amico Mercuzio. Giulietta, pur di non sposare il nuovo marito che il padre gli vuole dare, il padre lo vuole dare in moglie a questo nuovo soggetto, Giulietta, pur di non sposarlo, si finge morta bevendo un veleno che ne causa una morte apparente. Romeo non viene informato di questa cosa, o perlomeno non riesce a ricevere in tempo la notizia che gli era stata inviata da frate Lorenzo, e arriva al sepolcro di Giulietta e si uccide a sua volta bevendo un altro veleno, questa volta un veleno vero che lo uccide. Giulietta si risveglia, scopre la fatalità che è successa e si pugnala con il pugnale di Romeo. La trama è questa, la bellissima trama di William Shakespeare. Il film riprende questa trama perfettamente e ne riprende perfettamente anche i dialoghi. Infatti, il film, pur essendo ambientato ai giorni nostri, nella bellissima, come viene definita il film, nella bellissima Verona Beach, ossia una fazione di Los Angeles, se non mi sbaglio, chiamata appunto Verona Beach. E la trama, come ho già detto, riprende perfettamente anche i dialoghi. Infatti, i dialoghi, i personaggi parlano proprio con la lingua di Shakespeare. Questa cosa potrebbe stonare. Infatti, l'unico punto negativo di questo film, secondo me, sono i primi minuti, i primi 10 o 15 minuti. Perché in questi 10-15 minuti lo spettatore si deve immergere in quella che è la storia e in quelle che sono le atmosfere del film, appunto perché ci sono queste atmosfere moderne, proprio dei giorni nostri. Sono sì bassi fondi, però comunque sono moderne. Tuttavia i personaggi parlano appunto con la lingua di Shakespeare, con questo linguaggio colto. E questo potrebbe stonare. Come ho già detto, appunto, i primi 10 minuti, che sono ambientati, che sarebbero uno scontro tra i Montecchi e i Capuleti che si svolge in una stazione di benzina. Secondo me sono fatti un po' troppo frettolosamente. Il bello della regia di Baz Luhrmann è appunto la dinamicità. Queste scene sono fin troppo dinamiche, infatti tu, spettatore, vieni travolto da questa scena, non ti rendi conto e non entri subito nell'atmosfera del film, quindi rimani un po' sballottato e all'inizio il film non piace. Tuttavia, una volta che sei entrato in quella che è la vera atmosfera del film, ne rimani rapito. Tutto questo è dato grazie, come ho già detto, alla magnifica regia di Baz Luhrmann. La regia di Luhrmann è caratterizzata da movimenti di camera velocissimi che poi si bloccano per ritornare a velocità normale e musiche sparate a palla all'improvviso che si mischiano con l'atmosfera e rendono tutte le situazioni velocissime, proprio il film è dinamicissimo, è tutto veloce per poi rallentare all'improvviso. Rallenta come se sbattesse contro una parete e l'atmosfera diventa all'improvviso ovattata, le scene d'amore sono ovattate. Mentre tutto il film è dinamico, aggressivo, il resto è ovattato e questo è stupendo. Quindi la regia di Luhrmann in questo film da sola è perfetta, un adattamento stupendo. Insieme alla regia c'è l'incredibile cast. I due attori principali sono Leonardo DiCaprio, che era un semi esordiente che grazie a questo film si è fatto vedere veramente
nel mondo del cinema per quello che è, dandoci quella che secondo me è la sua interpretazione migliore. È bravissimo, è proprio il Romeo perfetto. Stupendo nel suo ruolo, ci sta perfetto. Lui che è l'unico che in un certo senso veste elegante in mezzo a questo mondo tutto scorretto, in mezzo a questo degrado, ed è quello che parla con il linguaggio più colto. Quindi lui veramente è molto bravo in questo ruolo. Giulietta invece è interpretata dall'esordiente, proprio esordiente, Claire Danes. Nel ruolo di Giulietta è molto brava, poiché ci regala una Giulietta, proprio la Giulietta di Shakespeare. Mentre Romeo è comunque un Romeo riadattato proprio ai giorni nostri, un po' più aggressivo rispetto al Romeo normale, Giulietta invece è proprio la Giulietta di Shakespeare, ossia una Giulietta dolce, una Giulietta soave, una donna proprio angelicata, però il fatto di essere una donna angelicata ci è dato anche dalla scena del ballo iniziale in cui lei è vestita da angelo. È proprio la Giulietta quattordicenne di Shakespeare, innocente, dolce, buona, che vuole solo la pace comunque anche tra le famiglie, vuole romanticismo e lo ottiene con Romeo, che la compensa con appunto la sua, diciamo, scorrettezza. Quindi gli attori, solo questi due sono veramente degni di nota. Sì, tutti gli altri attori sono veramente tutti molto bravi, però non sono degni di una nota come questi due bravissimi, Leonardo DiCaprio e Claire Danes, che veramente sono al top in questo film. Un'interpretazione magnifica, magica. La parte più bella però, in assoluto, oltre al cast e oltre alla regia, è come è stata giocata la carta del riadattamento. Il film, come ho già detto, è una riadattazione ai giorni nostri. Però è una riadattazione, come ho anche detto anche questa cosa, non proprio completa, poiché nonostante le ambientazioni moderne, si usa il linguaggio colto di Shakespeare. Il bello di questo film è come queste due cose si contrastino continuamente tra di loro e come queste cose ogni tanto manchino e ogni tanto rimangono. C'è per esempio il personaggio di Mercuzio, che diciamo è un personaggio ibrido. Poiché è il Mercuzio di Shakespeare, ossia lo strafottente, sempre allegro, pazzo. Tuttavia è anche il personaggio, diciamo, più riadattato, poiché i suoi dialoghi sono tutti riadattamenti ai giorni nostri. È lui che fa sempre i riferimenti alle armi, che mentre nella versione di Shakespeare erano le spade e i pugnali, qui sono le pistole. E lui, Mercuzio, è, diciamo, il Deus ex machina, se vogliamo dire, che congiunge la versione originale di Shakespeare alla versione moderna, poiché parla sì col linguaggio di Shakespeare, però ne parla utilizzando una dialettica moderna, uno slang moderno, e nella versione italiana è resa ancora meglio grazie al doppiaggio di Tonino Accolla, la voce di Mercuzio e di Tonino Accolla, ossia Homer Simpson, per farvi capire. Però questa voce pazza gli sta perfetta perché rende ancora meglio il personaggio, che appunto congiunge queste due grandi dimensioni che sono Shakespeare e la cinematografia moderna. Quindi, questa riadattazione, che si incarna perfettamente in Mercuzio, è stupenda. La regina Mab di Shakespeare, che era quella regina che doveva dare la forza a Romeo, qui diventa una droga. Frate Lorenzo, quando vuole informare Romeo della finta morte di Giulietta, nella versione originale mandava un frate, qui usa un Corriere Espresso che però non riesce ad arrivare. In più, la cosa più assurda di questa riadattazione è la fatalità. Romeo e Giulietta era appunto la fatalità della scena finale, Giulietta che si sveglia alla fine e vede Romeo morto. Qui la cosa è ancora peggio. Ogni volta che tu vedi Romeo e Giulietta ti arrabbi perché dici perché non si sveglia Giulietta? Qui è peggio perché Giulietta si sveglia proprio mentre Romeo beve il veleno. Lo vede morire, Romeo si rende conto di aver fatto una cavolata. La fatalità qui è ancora più assurda. Ti cadono le braccia quando vedi questa scena. Il film quindi è il capolavoro, la migliore versione di Romeo e Giulietta che io abbia mai visto. Sì, io ho anche visto la versione di Zeffirelli, ce l'ho anche, farò la recensione anche di quella prossimamente. Però, come mi sono emozionato in questa versione di Romeo e Giulietta, non mi sono emozionato mai. Io adoro i film romantici, era tanto che volevo fare una recensione di un film romantico, pure per distaccarmi dalle recensioni che ho fatto precedentemente. Quindi, io adoro questo film, vedetemelo. Io possiedo questa versione in DVD, la versione speciale, che vi consiglio assolutamente perché i contenuti speciali sono molto buoni. Il disco è uno solo, costa veramente poco, lo trovate in qualsiasi negozio.
prendetelo perché il DVD è ottimo, pieno di making of, interviste al cast, trailer, c'è tutto in un unico disco, c'è tutto, oltre che a un film che è veramente un capolavoro. Questo è tutto come al solito e ci vediamo alla prossima.